Noi scioperiamo e scendiamo in piazza. Perché siamo qua? Per scioperare contro a sti ladri che ci rubano a noi, povera gente, che ci alziamo alle 5 di mattina e ci raccogliamo alle 8 di sera a casa, per questo stiamo qua. E quanto guadagno? 1200 euro al mese. Questa è la nostra vita. Se non facciamo i contadini noi là alla provincia di Avellino, come facciamo ad arrivare alla fine del mese? Con i figli che vanno a scuola, i nipoti, che sono tutti senza lavoro, dove vogliamo andare? E noi non ci fermeremo, vorrei che fosse chiaro, e oggi lo possiamo dire con ancora più forza, perché lo sciopero di oggi, le piazze di oggi ci dicono che non siamo noi isolati. Isolati sono quelli che non hanno il consenso, che non hanno la forza, che non rappresentano questo paese. E noi andremo avanti proprio perché abbiamo questa caratteristica. E lo dico, e andare avanti vuol dire coinvolgere tutti. Chiediamo giustizia, non solo fiscale, perché poi gli aspetti del fisco vengono dati un sacco di risparmi in più, ma a redditi che prendono tanti soldi, cioè questa è una cosa completamente sbagliata. Poi anche sulle pensioni, non si discute della riforma delle pensioni, la Fornero doveva essere, qualcuno insomma se l'è venduta come sostituita, no, da quota 100, ma era una quota assolutamente provvisoria, infatti dall'anno prossimo si ricomincia da capo a 12. E abbiamo una proposta noi, stiamo chiedendo che le persone scelgano loro, o 62 anni di età o eccetera sui contributi. Al momento non c'è niente di tutto questo, ma solo un piccolo aggiustamento su quota 100 che varrebbe soltanto per il 2023. Poi c'è tutto l'aspetto delle crisi industriali, la transizione ecologica, un sacco di soldi che stanno arrivando in Italia come non ne sono mai arrivati. Quei soldi devono essere spesi per progetti industriali e creare una filiera industriale sostenibile che però dia lavoro anche alle persone, così si tengono le due cose insieme. Al momento anche il PNR è un piano che è abbastanza vago, assolutamente vago, e stiamo aspettando di discutere col governo, con i ministeri, tutti i progetti che devono essere messi in campo per ogni singolo territorio che ha questo problema, e se non si risolve questo problema avremo a rischio centinaia e migliaia di posti di lavoro. Discutere di cambiare la riforma Fornero, noi non ci stiamo, vorrei che fosse chiaro. Allora, questo innalzamento delle pensioni ci hanno rotte le scatole, dobbiamo andare in pensione a 62 anni tutti quanti. Io credo che sia il momento di andare nelle scuole, di andare nelle piazze, di andare nelle periferie, di coinvolgere le associazioni, perché dal paese viene una domanda di partecipazione che non è ascoltata. Siamo in sciopero per chiedere più giustizia, soprattutto a chi ha più bisogno. Un esempio, la riforma fiscale, i maggiori risparmi vanno a chi prende un reddito annuo superiore a 30-35 mila euro. Non gli cambia la vita quel risparmio in più che hanno, ma la cambierebbe a chi invece ne prende molti meno e non li sta prendendo, secondo l'idea di questo governo. Per noi oggi non è la fine di un ciclo di manifestazioni. Lo dico a chi ci ha detto che il nostro era anche uno sciopero politico e pensavano di denegrarlo. Sì, non abbiamo nessuna preoccupazione a dirlo, per una ragione molto precisa. Che quando qualcuno come noi non scende in piazza per difendere interessi particolari o corporativi, ma quando, come abbiamo fatto noi oggi, noi scendiamo in piazza per cambiare questo paese, per dare una prospettiva a questo paese tutto, certo, noi stiamo facendo politica nel senso vero e più nobile di questo termine. Così come dovrebbero fare anche quelli che sono stati votati per fare politica. E se c'è una caratteristica del nostro sindacato confederale è proprio questo. Siamo confederali proprio perché noi rappresentiamo tutti i bisogni sociali del paese, delle lavoratrici e dei lavoratori. E noi lo vogliamo davvero cambiare, questo paese, e non abbiamo nessuna intenzione di fermarci.